Sì che sia vita mia, non posso sta guardando. Ma sento tutti dire pure del rima manca. Troppa gente benestante, casa buffa faccia mia. Oramai è una coppia, ti devo vendicare, ti devo far pagare. E te tutto qua, ho deciso a giacagnare. Io non voglio terre scure, voglio andare sul sicuro, puntare sul futuro. Voglio sia anche per te, Pasquale. Chi? Sta aspettando proprio a te. Come? Ci ha pensato pure. Ma questo? E mi porto pure a te. A me? Risolviamo l'esistenza. Metti fine all'emergenza. Io non vado più a Latina, mi affermi a Terracina. Lo faccio anche per te. Nicola! Chi? Sta aspettando proprio a te. A me? Ci ha pensato pure. E mi porto pure a te. A me? Risolviamo l'esistenza, metti fine all'emergenza. Io non vado più a Latina né a farmi a Terracina. Lo faccio anche per te, lo faccio anche per te. Maronne gamba, maronne gamba, maronne gamba, maronne gamba, maronne gamba, maronne gamba, maronne gamba. Ci preghino che sono capaci di fare. Che sta cominciando a sbattere la moto. Signora, ma vi sentite qualche cosa? Avete bisogno di niente? Lo so che state scomodi in questa posizione, ma qua siamo tutti scomodi. Guardate a me, sono 5 giorni in quest'ora, ma sta mettendo a bordo un male volo. Signora bella, ma io non vi posso sciogliere senza ordine, voi mi mettete in difficoltà. Signora, ma non capisci? Aspettate. Lo domanda al collega di guardia, quello faceva il bidelli nell'istituto per handicappare. Gennaro, Pasquale, Pasquale. Pasqua! Il guardia, il guardia! Pasquale, ma quale guardia? Chi è? Tu chi? Ah, sì, tu. Mettili via, zitto, zitto, mette sta giamba un coppia di spalla. Ma qua zitto, zitto, che sono che scarpe di gomma che giamba, mi per non fare rumore. E ne sarà una bella pezzata, ma che vuoi? Vieni, Davide, la signora, si agita. Ah, si agita? Non ci pensi? E vai, va. Signore, che vi credete? L'abbiamo portato in uno chalet, in montagna, in villeggiatù. Questo è un sequestro di persone. Mannaccio, si c'era la manna. Ma come la va? Dico, ma tu capisci proprio niente. E poi se vostro marito non porti 100 milioni, 113 fatto, lo sapete che vi faccio? Nicola, non lo faccio. Pasquale, che ci faccio? Nicola, lo faccio. Pasquale, ci facciamo un estetto con porta. Ma che fai, sfutto? No, signore, ma quella, la signora non sente, perché ci abbiamo messo pure i tappi nelle orecchie. Ah, già. Tutte precauzioni inutili. Qua intorno qua c'è solo verde e silenzio. Sì, sì, c'è un verde pesante, ossessivo. Io perciò me l'assopito un po'. Pasquale, ma tu ti assopisci mentre stai qua? Ma allora qua ci potevamo trovare i cani addosso all'improvviso. I cani? Dico, la polizia che arriva con i pastori rischia, e questa è la cosa che a me fa più impressione, i cani secondo me mostrano. Ma tu pensi i cani? Pasquale, qua non ne ricaviamo niente. Come sarebbe a dire non ne ricaviamo niente? A me, o marito, se lo vado a pugliare a composto, perché tu qua ci mancano altro. Ma suo marito ci sta tutte le condizioni nostre. Sì, ma già c'era dove appuntamento e non avevo trovato nessuno. Ma questo mi fa che non sta a mancare, che la chilla si fa il meglio di stato, coppa, porto una casa tu. No, certo, vostro marito ci ha dato il primo appuntamento al giardino zoologico. Se mi scappai in un rione, noi ce l'avettimo fuori tutto qua. Poi ci ha dato un secondo appuntamento. Là, non ci ne ha chiesto i Santi Sidori. Là non ci passa mai nessuno. E invece no,
Quella sera ci stava la processione dei fedeli con la banda e pure i fuochi artificiali. Vuol dire che siamo stati sfortunati. Ma non ti preoccupare, commendatore, saputo. Io non ci volevo dire, io non lo volevo fare. Nico, vieni a casa, stai a sentire. Noi ci mettiamo paura pure se ci fanno le pernacchie a lei. Noi dobbiamo essere uomini, ma essere con Macchino là, Salvatore Giuliano. E chi è? Calmatevi, don Salvatore Giuliano, sentivo che è un'artritica. È un'artritica, fa contorsionista, sta maledetta. Che dici, asciughiamo dopo? No, io non mi assumo responsabilità, chiama Gennaro. Gennaro? Non c'è. Se tu non dici la parola d'ordine, Gennaro non esce. Gennaro? La birra è fredda! Stavo scrivendo un'altra lettera al marito della signora. Carogna! Bravo, proprio così ci fanno a dici. Tu carogna! Voi carogna, ci non con voi perché fai più effetto. Voi carogna di nuovo! Tu carogna! E dale, fammi fare a me! Gennaro, sta carogna a capire, no? Io perciò non la trovo. Ma perché mi avete chiamato? Ah, signore, forse vorrebbe parlare, lei ci batta. Ah, la signora vorrebbe parlare. Voi donne non lo perdete mai il vizio di essere così chiacchierone, è vero? Bravo. Gennaro, e a ricordate, dobbiamo essere brutti. Tu sei brutto, bruti o torri. Come? Tu sei più forte, spietato. Anzi, biego, se si biega è più bella cosa. Biego! Abominevole! Gennaro, ma signore, sta aspettando? Ah, sta aspettando? Mi aspetta che muore, mando un fascio di fiori con le scuole. Lei non deve dare fastidio, capito? Miliardario del caccio! E avanti su, mi rispondo. Guardate che non risponde. Ma forse, siamo messi tappa nella reggia. Qua, pure in del reggio. Che faccia, stappa? Stappabile, ora lo. Ecco fatto, che dice, un poco pure la bocca? No, solo il reggio. Gennaro, ma che la brucia lucca, ma che vuoi fare? Perché sta aprendo il deserto? Animale, io non l'ho imbavagliato per andare a fare lucca, ma solamente ogni volta che mi avvicinavo mi sputavo in faccia. E per forza, che la pensavo che tu volevo fare su. Ma ne è più delicato, è l'unica cosa che dovevo, Gennaro. Io sennò mi batteva proprio, Gennaro, ma guarda che fa, poveri delle esigenze impellenti. Che faccio, un brunito? Allora, immaginate avere un brunito e non potessi ratare. Scusate, signore, lei c'ha il prurito. Avevi ragione, c'ha il prurito. Noi capiamo. Non c'è dubbio, bisogna grattare la signora. E sul piede, sulla coscia, sulla mano, dietro la. No, è a Roma anche rotere che sto prurito. Ma la signora, ora ha capito che noi siamo tre gentiluomini, ora non sputa più. Signore, vedi che non faccio più. Vabbè. Pasqua, tu resti vicino alla porta e sto pigliando, non fa che appena si entra un allarme mi nuovo fucile per l'aria. Gennaro, che se viene la polizia e mi viene con fucile in mano, mi spara addosso. E allora che facciamo? Quando non serve tu tiro in mano e quando serve tutto per l'aria? Signora, io adesso non la farò sbagliare, ma lei dovrà usare la bocca solo a scopo di conversazione. Inoltre le concedo dire solo parole di pratica utilità. Beh, mangiare, dormire, una su. Dico, sbavagliati. Subito. Coglioni! Nico, ce l'avevo con te! No, funzionava! Ma veramente mi è parso popolatino! Dammi la signora! Sì, sorveglia sempre che io ci penso io! Come la vogliamo grattare la signora? La carta vetro! E se lo meriterebbe proprio! Avanti! E sul bacino, sulla coscia, a rete di spalle, coppi di parli, mi faccia sentire! E sul sedere! Come ha detto? Sul sedere! Beh, non c'è dubbio che anche sul sedere bisogna grattare la signora, che dice? Si tratta di un meno assistenza infermieristica. Certo. Si alzi in piedi. Quando mi crescono le ali. Non faccia la spiritosa, ho detto si alzi in piedi. Sentiti, signor mostro, abbia pietà di me, ma come faccio a alzarmi in piedi con i piedi legati? Beh, non si può negare che una volta tanto ha ragione. Non cedo la pietà, cedo la logica. Nico, sciogli i piedi l'asino. Subito. Che re? Niente. Dunque, è la natica destra? No. La sinistra? No. Andate un poco, noi abbiamo previsto tutto, tranne un pro riprendere la signora. Né a sinistra né a destra, invece.
cedo al pudore, alla morale. Nico, sciogli i materassi. Subito. Ah, evviva la libertà, non ce la facevo proprio più. Non facciamo discorsi comiziali, l'abbiamo sciolta, adesso si gratti da sì. No, grazie, non va niente, mi è passato. È passato? Sì. Ma allora, figgì, allora ce la piglia di G. Oh, io do impasto a quel verbe famelica. Pesco! Ma yeah! Non sparò! Non sparò per la spreda, ah, sei tu. Ce l'hai visto? Come sono stati pronti i riflessi. Puh, quando i riflessi prende e scattato, dormiva proprio, mi è venuto l'ordine del tuo cuore. Oh, aspettate, nella mia borsetta c'ho le gocce di coramina. Ah, avete sì. Un bicchiere? Ma vanno bene sti coramini? Oh, no, due gocce mi passano. Mamma mia, tutto. Ecco dove. Ecco qua. Una parte mi chiamava Uriti. Ecco qua. Ah, grazie, signore. Ui! E che ci fa chissà? Non ti faccio più sulla concetto, sono 10 minuti di scioglimento per la circolazione del sangue. Ah, che fa? Dopo mi ritiri la patente! Dopo succederanno cose terribili! Pasqua, chiudi meglio la porta e metti da sito di vicino capo. Come ah. Chiudi la porta? Tengo la serratura scassata. Ma la serratura, allora metti la sedia vicino al sito da capo. E caccia fu, paletto la porta! Ma che volete da me? Che volete? Io questo caso l'ho in eredità da loro e già loro ci stavano l'acqua, la luce e il gas tagliato. Sono debiti genealogici. Finora l'unica utilità è che ho mandato tutti gli avvisi di cambiare qua, in questo caso là. Li vedete questi? Sono tutti avvisi di cambiare. Il dolore di un uomo l'indamnis. Sentite, signor mostro, vi posso chiedere un favore? No! Posso prendere il fazzoletto dalla mia borsetta? No, il tuo catarruccio! No, veramente volevo piangere un po'. No, perché sono bieco! Prego, signora, io non lo sai. Ah, bravo, come siete buono voi! Invece il bieco sembra Don Gennaro, non dice mai sì. Ah, le sembro bieco, torpo, cinico. Ma che ne sa lei, signore, che un povero uomo come me, tranquillo, incensurato, diciamolo pure, piuttosto cacarone, si mette a fare un sequestro di persone? Per i debiti. Per la disperazione. Signore, mi era rimasto solo lo scopone che poi oltretutto non so nemmeno giocare. Non sa più qua proprio. E nasca morsa affumicata. Intanto ogni giorno leggevo sul giornale furti audaci rapini. E infatti paura pure l'ombra mia. Adesso mi guardi, signore. Non tremo più, sono torvo, pieno, cinico, sono il famigerato Gennaro Corsichella. Gennaro, e poi ci sono fatte risorte. Giusto, queste erano le ragioni psicologiche. Ma la vara bella, cara signora Fischietti, che lei c'ha un guardaroba pieno di vestiti e mia moglie te ne manco un guardaroba. Ma la vara bella che i suoi figli vanno a scuole private a pagamento e a mia stilda ha potuto fare la scuola di loro. E beh, visto e considerato che tanta gente si arricchisce con ricatti e ricattucci, ci siamo detti, ma vediamo se anche noi possiamo fare un piccolo modesto e quasi umiliante ricattucci. Ma che sono, signori? Ma che sono 100 milioni? È un vero affare per quel riccone di suo marito. Adesso la smetta di piangere. Ma io penso alla mia famiglia, a mio marito. No, oh, la mettiamo sul patetico. No, io penso a quel disgraziato cornuto. Sa come sta approfittando della mia assenza, sa come si sta galliando. Ma chi, suo marito, Aristide Fischietti? Sì, e si capisce, quello mi odia. Tiene l'amante. Mio marito voleva il divorzio. Ma figuratevi se per una cosa è sorda, poi mi fa tornare a casa a me. Quella ha preso il tempo, l'ha presa. Era la cumbare. E allora mi faceva questa la cumbare. Ma non era da rete, sta recitando. Ma che sto recitando? Sentite, signor mostro, voi siete un imbecille. Siete talmente credibili. Signora! Sì, ve lo giuro sulla memoria di papà, sulla buonanima di mamma, voi non avrete nemmeno una lira. Non vi basta? E allora ve lo giuro sull'occhio dritto di mio figlio Gegè, che è l'unico figlio che tengo. Voi rimarrete con una morta da seppellire e se siete cristiani ci rifondete pure i soldi del funerale. Gennaro, ma vorrei essermi fatto un favore a qualcuno. E che fossimo stati scalognati pure la delinquenza. Io l'avevo detto, E vabbè, adesso vi faccio vedere come cambi idea la signora. Ah, cambi idea, ma che maccheroni, vi dovete rassegnare. E vabbè, cara signora, noi siamo uomini di parola. Se è come dice lei, se è così sicuro che noi non avremo una lira da questo ricatto, allora noi dobbiamo fare quello che abbiamo promesso a vostro marito di fare. Dobbiamo violentarlo. Madonna del Carmine. Non ci sono né stanghe né Madonna del Carmine. Dobbiamo violentarlo. Nico, straccia la camicetta di dosso alla sicura. Figlio! Sì. Noi dobbiamo dimostrare a questa donna che cosa siamo capaci.
dobbiamo piegarla, dobbiamo. Corino, ricordo io sto aspettando. Bella! Sei capace di farlo. Guardate, guardate come sta tremando. E facciamo paura, è vero, signora? No, semplicemente mi fate schifo. E lei sostiene ancora che suo marito non ci darà una vita? Non lo sostengo. Ah, ecco. Ve lo giuro, non verrà manco un centesimo. La gonna! Stracciamoci la gonna! E noi siamo capaci di tutto! Gennaro! La signora può fare morte, la signora può fare eroina. Vabbè, vabbè, ora vedremo. Pasqua. Presente. Violenta la signora. Voi potete fare violenta la signora. Che no? Che ma se mogliare mi sta facendo essere in ricostituente perché non si può la signora. Sicuro troppo quattro nottate che hai in un tocco. No, no, non ci pensate. La porta aspettare. Nicola! Nicola, violenta la signora! Nicola, ma che è che può? Violenta la signora! Ehi, è chi? A volo, c'è una volta, come fa la volo? A volo! A volo al giudiziale! Allora mi ha abbandonato nel momento del bisogno! Uè, io sto aspettando! A pure i prezzi! Ce l'ho, ce l'ho! Ma ci fa bella figura, va! Vabbè, ora vedremo, zio. Eravamo a noi, Oh, magari non dormi più. Vieni cacciate che la lingua fu. Tu parrucchi che sta marina, magari. Ci no, io me ne posso pure andare, ma che io fu guardiano la porta. Ma dove vuoi andare? Ma vuoi vedere che noi non siamo capaci di... Niente, veramente uno starnuto. Dimmi, a questo ciò. Ecco! Io capito come dire, andiamo a retta, lasciamo sto. Ho aspettato un'ora e forse più. Sono rimasti a Torrio Pozzo. Ma non su Fischietti è un delinquente, è un truffatore, è un bugiardo. Io l'avevo detto, l'avevo detto. Non lo dici di più. Avete fatto la telefonata come eravamo rimasti. E che ha detto? In un momento, gennaio, i tengo i piedi flagellati. Per cambiare continuamente cabine telefoniche, sanno a 6 chilometri. Ma tu dovevi torturare, mi la parecina parlata. Chi c'è? E io ho detto, commendatore. Badate, commendatore. Io sono stanca. Tengo i piedi flagellati. Non, signore. Io sono stanca di questa Jacovella che ci fa andare e venire. È scaduto l'ultimo a tutto. Se non ci date i soldi del riscatto senza nemmeno una lira e sconto, io violenterò vostra moglie. Mamma mia. Ma che sta? Ma come violenterò vostra moglie con la voce da donna? E che faccio con la voce da uomo? Tu ce ne dici mio marito violenterà la signora. Già, e io da dentro al telefono dicevo mio marito violenterà la signora. E che figura ci faceva? Passavo per una moglie che si compiace dell'adulterio. Lo ha da me l'ananza, ma come che in un momento così drammatico pensa all'adulterio? Certamente, Gennamita del buono che voi io posso sopportare tutto, ma non quello di essere una moglie adulterata. Io l'avevo detto, Sì, ma si può sapere un marito della signora che cosa ha detto? Il marito ha detto, no signora, mi raccomando, non la violenti. Fosse stato un uomo, tanto quanto, ma una donna no, una lesbica no.
in giornale avrete i soldi. Allora, papà, abbiamo i soldi. Mi pare scema, ma posso fare le cose per bene. È Viruccia mia. Il marito ha detto: signora, per carità, questa volta non mancherò. Mi dia l'indirizzo preciso e io le porto i soldi fino a casa. Ma come? L'indirizzo commendatore di casa nostra. E che dava l'indirizzo di casa nostra a Fischietti? Ah, no! L'ho fatto venire qua! È finita, amici! Ma che state? Io ho detto qua, in paese! Nel paese! Stava stanuoi! Ho detto, portate una valigia con i soldi a mezzogiorno, vicino alla seconda fermata della Corriere. Posate la valigia a un basso da lei e Ghiatrella. Dopo un poco vedrete venire una bella signora. E chi è? Io! Chi se la valigia uno me non signor! Io ho specificato bene. Una bella signora vestita così e così. Posate la valigia a un basso da lei e Ghiatrella. Dopo un poco la vostra signora sarà disciolta. Ma come si esprime te? Ma che donna meravigliosa che ci sposato! Ma intanto a mezzogiorno ci siamo quasi. E in un momento, mo vi preparo qualche cosa da mangiare e poi facciamo sta portava sì. E poi voglio vedere se la signora ha bisogno di qualche cosa, sapete, qualche cosa di delicato che ci vuole. Che la povera femmina sta ancora tutta nuda! Com'è? Ma chi lo so i vestiti della signora? No. L'avete spugliato? Ma allora perciò non aprivate mai! No, non accominciamo, amore! Stato zitto tu, c'ho di camuglietta! Che essa deve essere in ghetto, non approfitto fuori casa! Ma che ti approfittare? No, a moglie, a così dagli il problema alla radice! La signora ti è spogliata la sede, lo giù! Si è spogliata nudo davanti a voi! Ma che può fare? Un momento! Il tatello buono che aveva prima che se ne va la giava tra che è un voto! Ma sei un fede enorme! È la borsa delle cibarie! E fede sta maletta! Ma scuola, e quelli sono 6 giorni! E poi ci stanno le acciughe, le aringhe! Ancora? Ma quando ne hai pigliato? 7 kg! Niente di meno! Cercherà Fanico come stongo, ma faccio correre i guardi. Tu dicesti di prendere roba a lunga conservazione che entrano in mo' frigorifero. E questo sottosale si conservano bene. Ma noi perciò abbiamo consumato tutta questa acqua minerale. Nostra figlia, sape che noi stiamo a oggi da mia sorella, certamente non potevo fare più questo. Certo. Ok, mangiate questa bella frutta di mattino. Queste pure sono. Non abbiamo le posate adatte. E buona fucchetta. No, un martino e un scappino. Queste pure che ti danno un creatore a coccolo. E qua ci vanno i rindicati. Venga! Ma te ne chiamate? Ma che ti sto qua? E che ti parlo? C'è qui? Mamma mia! Puoi alla lì. Fatta una scuola. Pasquale. Nicola. Gennaro. Nicola. Pasquale. Gennaro. Pasqua a te, che schifezza di formazione. Sì signor. Ora va a porta, va a Parisi, ci sta qualcuno una via. E lì faccio. E che ci va chi? Chiaro. Vai, chiaro. Gennaro. Oui. Mi cane poliziotti in Barnabù, lo stanno che non hanno avuto. Sicuro, dicono di dichiarare il resto e ti mozzichi il nome della legge. Pum! No, non vi preoccupate, il tuo cacciatore sono giù da parte là. Ma sei sicuro? Sì, sono giù. È vero, puoi uscire, c'è stata là, ma la birra è fredda. Che soddisfazione. Voi siete sicuri che io possa andare? Mi raccomando però, se non mi guarda venite tornare, chiamate subito la polizia immediatamente.
Speriamo che non la pigliano come trova sì. Ed ora ricomincia la servante attesa. Ah, per lui. E canta dice che lavora la femmina sta ancora tutta a nullo. Ah. È permesso? Ah già, chiedo da buon rispondere. Oddio! Che sto? Venite, venite! Te l'hai filato io! Dove sono che cosa? O dorme, o è svenuta, o è morta. E allora sono tre. Mi dici che è morta. Morta, chi è da prio? Allora è sotto casa! Allora sarà stato il dire che la scuma di sangue, chiama a prio. Permesso, possiamo entrare? Ciao. Non vedo nessuno, ufficiale. E caso del resto? Io non vedo l'anima viva, non vedo morto, niente. Delle sedie vecchie, un tavolino che fa schifo. L'unica cosa di un certo valore sono questi tre fucili da caccia. Saranno dei morti di fa. E se erano dei ricchi si riuscito a fare questo ben direttissimo. E si capisce che sono povera gente. Ma dico io, perché firmare tante cambiali quando poi non si possono pagare? Noi comunque dobbiamo eseguire lo stesso, io conosco il vostro carattere, però purtroppo dovete mettere un bagaglio al vostro cuore e far parlare soltanto la ragione. Proprio così, è il dovere che incombe su chi fa questo triste mestiere. Gesù, Gesù, rimini, chi l'è stato capace? Signore, buongiorno. 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 Purtroppo la nostra visita improvvisa non le farà piacere, ma la legge è legge. La legge? L'avverto che fuori sono i carabinieri pronti a intervenire in caso di resistenza. E non li ho fatti venire per evitare uno shock. Sa, a volte ci può stare una donna incinta, un malato di cuore. Io so che lei non è in delinquenza, ma che ha agito un momento di disperazione. Ma non capisce. Eppure dovrebbe capire, siamo venuti per il sequestro. Amore! Che c'è? Il signore si sente poco bene, sedetevi! Che mi tengo a fare? Mi disto bene! Ne ho piacere! Piacere, piacere! Ma cosa fa? Scusate, forse sarà zumbato qualche valvola nel cervello! Poi lo sentite, mi si stringe il cuore! Il bavaglio, ufficiale, il bavaglio! Il bavaglio! Lo so! È comprensibile, perché veda, lei costringe la gente a fare le certe cose! Lei, la signora, l'ha legata! Mani e piedi. Quello il marito è intervenuto ed ecco che siamo qua, Ma papi, ma come ci ha sentito? Ma come si fa? Si deve fare, si fa. Lei se l'immagina i lamenti, le proteste, le grida della signora. Ma guarda, ma che lei la vibra, qualche volta mi ha persino sputato in faccia. Addirittura. Figuriamoci il marito. Sentite, noi dobbiamo eseguire lo stesso, La signora è indignata e il marito peggio ancora. Perché è incomprensibile, che veda, se io non ti pago oggi, non ti pago domani, non ti pago dopo domani. Devo pure capire che non ti vuole come pagare. Appunto. Un poverino come me colpite dentro, che fa? Sa mangia, signore, la batte, sa mangia. E che fa? Tra una gallina, sa signore. Però, benedetta lì, devo dire la verità, che le cose le ha organizzate abbastanza. In una casa vuota, in un luogo che so che è disabitato, nessuno vede, nessuno si impiccia, ma non è stato furbo fino in fondo. Perché ha lasciato in giro quei tre fucili? Ehi, che ne sapevi? Ma che ne sapevi che mi veniva? Dovevate immaginare. Faceva sparire tre fucili, io non trovavo nulla e buonanotte. Scusate, ma voi economicamente, no? Ma in che condizioni sta? Di miseria, credete. Di miseria nera costante. Ereditario. Eravamo cinque figli. Mia madre inventò l'austerity con 50 anni di anticipo. Papà diceva sempre, aglio, quando diventerai grande, quando ti farai un uomo, forse un grande uomo, tutto cambierà. Diventai un povero uomo, commisi un reato assurdo. Un reato? Mi resi colpevole di matrimoni premeditati. Se volete che vi racconti il mio futuro, come posso raccontare con estrema certezza, 0+0 è uguale a 0. Sono un miserabile di sicura pericolo. Arrestato! Ma qui non si tratta di arresti, si allora. Ma lei ci ha fatto questo qua. Ma noi comunque dobbiamo eseguire lo stesso. Ma perché c'è sta la fucilazione? Ma che fucilazione? Ha mandato il marito della signora come fa sparò. Ma perché c'è il piatto? Per dei mafiosi. Ma il marito ci ha mandato qua semplicemente per il sequestro. E la valutazione dei mobili. Ah, perché voi... Ah,
Ma perché voi siete venuti per il sequestro dei mobili? Ah, me le cambiate, che lei ha firmato? E non ha pagato. Alla signora Pascarella. Pascarella Antonietta, vi occupa degli spiriti 26. Come Mario, la signora Pascarella, come no? Viva, Gennaro, è viva! È viva la vita! Sono degli amici buoni e buoni che mi hanno un poco di conforto in questo momento di dolore e non tanto piacere. I signori sono venuti per il sequestro dei nobili. Chiudete quella porta, c'è il corrente. Chiudete la porta, andate. Signore, io in quella stanza devo entrare. No, in quella stanza veramente. È mia moglie. Sì, è mia moglie. È mia moglie che sta partorendo. Partorendo? E perché non l'ha detto prima? È mia moglie. Ma guardami. È mia moglie, capite? La birra è fredda! A birra! Gennà, è lo stesso di qua. Non ti preoccupare, ma non ti è sale. Il signore è un ostetrico. No, ma non ce n'è bisogno. È stato un falso allarme. Signora, ma cosa avete capito? Noi siamo ufficiali giudiziari. No, ma che dite, donna Vivi? Ma voi che ne sapete voi se mia moglie ha bisogno dell'ostetrico o no? E tu poi quando non ha la cruscia, signore, che dici a fare è arrivata all'ostetrica? Non signore, ispettore. Donna Vivina, andate giù in paese a comprarmi un po' di birra. Ma non ce n'era, era finita, altrimenti ne offriamo un po' a questi gentili. No, non dare, i signori sono in servizio, potete andare, donna Vivina, andate. Mi scusa, la valigia, mi raccomando, bene, te lo ti riguardo. Che c'è in quella valigia? Dei preziosi. Ah, dei preziosi? No, guardate qua, dei preziosetti. Non può che posate lì da gente che sono andata a comprare per commissione di Don Gennaro. Signora, vi prego, datemi la valigia, io devo verificare se è il caso. Sequestrare! O dobbiamo chiamare i carabinieri? Come fatica del tutto fare questo? Che succede? Che ci vanno in coppa all'isola, le mogliere mi meregne cose! Ma quale gente! Ma quale prezzi! Questi è pieno di giornali vecchi! Ma non può essere! Come non può essere? Guardate questi, sono tutti giornali vecchi! Ci ha fatti il bidù! Ma dove l'avete comprato? Donna Vivi, a Forcella la genderì. Sì, a Forcella. Guardate che capo, uno va a comprare argenteria a Forcella. E non mi guardate con quella faccia da stupido. No, lasciate stare. Ma lo capite il guai che mi avete fatto? A me ne facete vedere che vi dispiace. Piangete almeno! Ma voi che volete a me? Io sono una povera donna, ingenua, e voi mi mandate a comprare l'argenteria. Signora, se non faccia così, sono cose che capitano tutti i giorni. È mia moglie, capite, papà, quando arrivo questa levatrice non c'è faccio, sono un uomo disperato, sono logorato. Che facciamo? Senta, noi ce ne diamo conto del momento eccezionale. Sai che facciamo? Noi diciamo che abbiamo trovato la porta giusta e nessuno in casa. Grazie, voi siete un santo, siete un santissimo. Ma che santo, lasci stare. Le concedo solo un giorno di tempo. Lei deve correre subito alla signora Pascarelli a saldare il debito. Sì. No, teniamo un'altra volta. Certo, certo, veresimo trovo. Va bene così? Sì. È contenta anche lei, signora Pipina? Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E mi raccomando, tanti auguri per il lietamento. Grazie, come so? Io non lo dovevo fare questa schifezza di vestire. Non lo dovevo fare! Grazie. Finalmente possiamo piangere liberamente. Buongiorno. Sì, raccogliamoci in silenzio e bestemmiamo con tutto il cuore. Tu l'avevi detto, tu l'hai sempre saputo. E se capisci, potremmo essere che sia buona la cosa nella vita. Ma voi che ne facciamo? Ci resta una sola cosa da fare. Non ti mettere in grave violenza, signora, che finisci malamente. Ma magari in una situazione come questa potresti violentare con gruppo. Nico, va là, vai, sciogliamo la signora lì e mandiamola a casa, va. Guardate qua, quello che abbiamo messo tutti nella valigia. Guarda che sta scritto qua, va?
pagato 600 milioni per il sequestro della figlia del re delle patate. Pagato 800 milioni per il riscatto dell'industriale Cardarello. Ma mi tutto quanto cadente, l'ha fatta apposta, il mio grandissimo cornuto, ma io vado a sparare! Calmati, Gennà, calmati! È fatto, si sta divertendo! Bravo, Pascal, tu va via fuori, adesso ci spugliamo il tuo furgoncino, a così ce ne ha. Quello veramente ci vorrebbe una denuncia al signor Aristide Fischietti, degno fratello di Nerone imperatore. Ma che ho fratello e Fischietti te ne ha rosticceri? Ma tu quale imperatore è? Ma pensavo che era quello che vendi con la nospiega. Ma quale più la nospiega? E Pascale, io furgone non parto, ma vado a parire. Aspetta, ma vengo pure io, se ne rimane qua, no? Andiamoci, mia. Successe, la banda di Salvatore e Giuliano è andata in trasferta. Oh, ma qua Salvatore e Giuliano, quelli sono Pasquale e Nicola. Signore, io intendevo il resto della truppa, Rostau. E sta fuori, perché il furgoncino non parte. Ah, il furgone non parte. Allora siamo rimaste solo Salette. Perché, che volete fa? Che voglio fa? Grandissima delinquente, tu prima mi hai stroppiato perché tenevo le mani legate. Ma signor? Ma quale signore? Io sono la figlia di un solacchianiello e di una lavandaia. Yamma, perché non mi avete mo' che ti posso rispondere? Signori, sono una femmina in chiesa! Tu sei una donna maledetta, io te la devo far pagare. No. E ti devo spogliare. No! Hai capito? Ti devo far pagare tutto quello che hai fatto a me. No. Devi restare nuda davanti a te. No! Uomini. No! Nuda! No! Oh, ma nuda! Nuda come sono rimasta! Oh mamma mia, e mo come faccio, mamma mia. Ma che succede? Ma che sto? Ah, signor Snecchio. Ma che se ne poco fa? Ci sono? Sì. Come non, allora abbiamo avuto? Sì. Ancora siamo ricchi? Sì. Non guardò. Abbiamo una bomba, una mina sotto i piedi e tu che fai? Ti ci metti a ballare la tarantella su? Pazza! Scema! E prima tu ti rendi conto? Noi ci siamo pigliati tutti i soldi, quasi Nicola e Pasquale scoprono qualcosa, non c'è posto sulla terra dove possiamo scappare. E allora non gridare che Nicola va e viene. A parte la vergogna di essere ladri alla seconda potenza, ma chi ne viene a casa, ci vattene, ci struppino, con i quali per la gente, no, non ci voglio pensare, non ci devo pensare. Ma insomma, tutto questo per mi accattare una bottigliera di Soir de Paris. Soir, Soir. E che ne sai che Soir de Paris si mettono più fumo? Beh sì, è un estratto di gente, tu metti in mano quando il vescovo da una festa da papà e fa una cosa, no, vai dal giardino, dall'ateliere, dal parrucchiere, ero tu. Ma io volevo andare solo a Umbim, per mi accattare questa tierra a me e un'annunzietta. Ah, ma allora qua non si ragiona più. Ebbene, noi dobbiamo dimostrare una miseria nera come la pece e grigi come la cenere. Ma ha fatto pure in gradazione del tinto. Ah, ma queste sono cose che danno nell'occhio, per esempio. Hai la coscia? Che c'è fa? Hai la coscia? Ui! E voilà! Ui! Ma come che prima tu tenevi sempre le calze sfilate che mi facevi dannare davanti alla gente? Vamo parare, grave il lombo, so! Ma allora io non ce l'avevo!
Ma ci siamo arricchiti per fare più schifebri! Ma quando è che avuti mi spendere una foto in lei? Te l'ho già detto! Dobbiamo aspettare che succeda qualche cosa, non so, un amico di anonimo a Totocalcio, un parente lontano che muore e ci lascia un'eredità, ecco. E allora inventammo Angelo in un decesso. Facciamo morire a qualcuno. A zio Gesualdo, per esempio. Zio Gesualdo? Ehi. Ieri un tisci portato uno prima, a 30 anni facciamo scendere una tavola a zio Gesualdo. E appunto per questo, nessuno lo conosce, nessuno indaga. Chi le tiene una novantina d'anni, secondo me, è morto veramente. Senta me, tu vieni e dici, è morto zio Gesualdo, ci ha lasciato 100 milioni. Gennà, io mi faccio venire uno svenimento, mi metto a ridere, a saltare. Non ho capito. Ho cambiato il tacchetto alla fontana. Grazie Nicola, grazie. No, come si faceva? Dico, con quello che costa oggi l'idraulico. Ma intanto voi state leggendo il giornale. Il giornale, chi tiene tempo, Nicola, mi vedete? Io rammento, rammento. E poi scrive le sue memorie. Il lo potente fischietto continua a dire che ha pagato una grossa somma per il riscatto della mamma. Nicola, ce l'hai citto pure a Pasquale, quello può dire tutte le parole di questo mondo, alla fine i ricattatori vanno a dire non è vero, siamo noi che non abbiamo avuto niente. Finalmente diamo da bere agli assetati. Mamma, mi volete dare una mano? Sì, sì, vengo, vengo. Pasqua, senti a me, non ci pensiamo più, Dico, Dico, oggi pace, non ci pensiamo più, alla fine il denaro nella vita non è tutto. Gennaro, tu vuoi sapere, chiamami fessa, ma a me il denaro quasi quasi non mi importa niente. Ecco, bravo, non ti devi importare. Ma io, quando sono stato in quella maledetta casa di campagna, oggi ho potuto suonare la notte, Gennaro, io a chi la tengo sempre a tanta luce. Ma io, signore. Che faccio, quella donna imbavagliata, legata. Davanti agli occhi miei è diventata una grande femmina, cioè, dai, non mi scordo giù. Ehi, ma tu stai innamorato della zio? Cioè, no. Che una volta che non stiamo solo mi chiese di sbavagliare un po'. Poi mi chiese di abboccarmi su di lei. E quello che succede è roba dopo nemmeno immagino. No, lo so, non me lo dire, ti sputai in faccia. No, cioè, no, a te ti sputava in faccia, a me ma la sai. Come? Proprio qui, cioè, no. Sulla bocca. Andiamo a spogliare lì, se che c'è lì. Cioè, no, te lo ripeto, a me i soldi non mi importa niente. E questa è saggezza. A me il denaro mi fa schifo. E questa è filosofia. Ma io la signora l'ha già rivedere. E questa è pazzia. Quindi basta, ah, Nico, senti a me, non ci pensare più. Alla fine fu un rap di natura, sono solo che qua tu ti arrappattassi un po' con la signora. E mo non ti ci devi arrappattare più. Vieni, basta, Gennà. Io me ne vado, torno più tardi con Pasquale, facciamo che la solita partita a scomune. Però vi permetto di giocare solo per poche. Alla televisione stasera fanno lo spettacolo musicale. Sì, papà, a me la televisione è antipatica. Invece a me mi distende, specie da quando mamma viene con il ciotolino cotto e caldo, i pasticcini, la cioccolata calda e i biscottini. Wow, papà ti accatta tutto si cosa. Ma quando mai la mamma ha avuto un buon rosalome? Non vuole la miralanza. Ma questi sono vizi che ci dobbiamo togliere, figlia mia. Mamma, tu lo sai, a me mi basta pure una fetta di pane e un milione. Chi ha parlato? Hai detto un milione, eh? Un milione, papà, il formaggino milione. Ah, io pensavo che tu ti volevi mangiare il milione, il melone con il pane. In caretta, papà, se mi hanno colpo lo stomaco. Ma qua dico io, tu con tanta formaggino, proprio in milioni dovevi nominare. E dicevano formaggino più pezzente. Mamma, ma che volete che me ne importa a me di un milione di un solo? Io sono ricca, ricchissima. Ecco i miei gioielli. Ma dove stanno? Una madre e un padre, onesti a 18 carati. Ah! Ma sono pugnuto Rita! Sì. Scusate, professore, mi è uscito un pugnuto canciazzo, cavo proprio. Lo so bene che si dice pungito. Ervi punto. E basta. No, io dico punto. E dico basta. Poi mo ci vuole essere sicuro quando è una mazza e scopa. E andiamo, papà, non vi pigliate colla. Andiamo, Nicola, lasciamoli soli in questa atmosfera amorosa. Lo vedete? Io vado a fare due chiacchiere di ragazza con Gino Graffiani e sono contenta. Se no non ci vedi mano. Va, Nicola, ci vedi la partita, no? Va. Ma dico io, perché devi fare così davanti alla gente? E se non siete scopre qualche cosa? E se Pasquale e Nicola si insospettiscono, come facciamo? Te l'ho già detto, non ti preoccupare, i tempi buoni verranno, il denaro va bene pure solo a tenerlo. Mamma,
Crea, papà, Ginevra non ci sei, va? No, Ginevra viene lei da me dopo. Anzi, la mamma ha detto se potevi andare un attimo da lei perché ti deve parlare. Ah, signora Targise, che vuole da me? Non lo so, ha detto quando tiene un poco di tempo perché mi deve prestare... Che vuoi dire, Bruzzani, signora Targise? Mi deve prestare un poco di attenzione per un discorso serio. Mo va a capire un po'. Aspetta, i cuci, così non perdi tempo. Ma raccomando, fai vedere che sono rotti. Francesco! Sì. Sì, a papà, che può volere la signora delle grazie? Papà, io lo so che cosa vuole la signora d'Algis. Ah, lo sai? Sì, anzi. Vi posso immaginare il discorso pari pa. Don Elvira, Don Gennaro, io lo so, vi avete un tesoro. Un tesoro? Sì, caro Don Gennaro, e l'avete avuto senza fatica e con l'indispensabile aiuto di vostra moglie che lo portava nascosto sotto al vestito. Sotto vestito? Ma parliamoci chiaro, Don Gennaro, quello è un tesoro che non si può spendere. Non si può spendere? Il tesoro di cui vi sto parlando è... Qual è, papà, qual è? Qual è? È vostra figlia Nuzia. Benedetta la bozzella di papà tua e padre voi più dritta. Più dritta, papà? Vabbè. Quella vuole insinuare che con la scusa che sono amica di Ginevra vado tutti i giorni in casa loro per vedere il figlio piccolo. E perché? Gesù, papà, non capisci. Vuole insinuare che mi imbruscino perché ci ho messo gli occhi addosso. Mi avevi imbruscino con Pippo? Anzi, sospetta addirittura che siamo fidanzati, che Ginevra lo sa e ci tiene la mano. Ah, così dice una signora da G. E allora mo sa che faccio? Va chirini e va a parlare con Pippo, con Pippetta e con la Pippa madre. Aspetta, papà. Ma che ci aspettavi? Tu, grandissima scema, poi figlia di tua madre. Perché ne hai tenuto? Perché di fronte a tante insinuazioni non hai risposto? Papà, perché? Perché è vero. Come? È vero, papà. Ma cioè, papà, perché tu vuoi insinuare con tutta questa indignazione? Ma sì, ma perché è vero, perché quello lo dice in senso malino. Mentre io e Pippo ci vogliamo bene all'antica, al momento ci scappa in pace in fronte alla serenata. Mentre quello lo sai che cosa vuole fare? Che sei incinta e aspetta un bambino. No, addirittura. Ah. No, vuole insinuare che le rubo il dottorino. E tu lo sai, quello Pippo tra poco sarà il dottor. Ma scusa, papà, ma la signora Tacizia non ha sempre detto che tu sei il suo tesoro? Sì, papà, ma un tesoro che non si può spendere. Mentre Pippo avrà bisogno di una che porti una dote consistente. Insomma, papà vuole insinuare che siamo una famiglia di morti di fame. Io tengo a Ginevra che è una vera amica, fa la spia contro la madre e mi racconta tutto. Bravo. Vuoi sapere come si chiama la signora d'Algisa? La famiglia Belle Canze, la madre sfilata e il padre rattoppato. Ah, così ci chiama la signora d'Algisa? Sì, dice sono 2 anni che il padre non si compra una maglia. 2 ne tiene, una leva e l'altra mette. E che ne sa lei? E sta a mamma quando stende il pucò. Guardate che astuzio, guardate che malignità! Dice che siamo la tribù dei visi pallidi perché non mangiamo mai né carne né pesce. E che sorveglia mamma dopo quando va a spezza? No, sorveglia quando buttiamo i residui di tavola e cattivi il cottino. Ma guardate che cattivi. Vabbè, papà, non ti preoccupare, non dare, non ci pensavo. A noi ci basta una fetta di pane e un formaggino migliore, capito? Per la pancia sì. Ma poi andiamo a mangiare picca. Ma un cuore grande che c'entra più dolore. Vabbè, parola. E poi c'è l'orgoglio. Uno si sente sotterrato da una montagna di umiliazioni e allora dà un caccia alla morale e dice ma che lo tengo a fare io un padronesto? Non era meglio che facevi i battiti e tenevi i milioni? Ma non è che te l'hai tutto a male per fare questo discorso? Mamma, che c'entra mamma? No, non daretti a papà, non piangere. O sai che papà quando piangi fa il culo come un portaspiglio. Ma voi non ve la dovete prendere a voi. Se poi ho sbagliato a parlare, voi me lo dite ad Algis delle Grazie, ma non andavo a scuola per imparare. No, grazie, nene, non mi voglio dire. Signora. No, perché quella vostra moglie, mentre stavamo parlando, mi ha lasciato fuori alla porta come una scema qualunque, mi ha girato le spalle per non dire zedite e mi ha lasciato là, a così. Non è bene, vi ho detto stanno suonando il campano e mangiateci lo rosario. Signor, che l'era un maniero per mandare a quel paese. E ci siete andati? Mi avevo ragione. E mi state zitta e famma fopa. E parla. Dunque, signora delle grazie. La pronobis. Signora delle grazie. Miserere nobis. E vi. Che re? Itemis est. Papà, Don Gennaro, lasciateci dicere la messa a vostra moglie, tanto io sono una santa, ma certi miracoli non li posso fare
E con questo ho concluso, è stata ma di sé. Ma signore! A proposito, signora, prima vi è caduto questo capo di biancheria per terra? No, io veramente, questo non è un capo, questo è un piede di biancheria. Don Genna, il parlare in faccia è fatto per gli amici. Qua ho capo, ho piede, chi tiene la rogna se la gratta e chi tiene la salute se la gode. Ma scusate, io ho fatto tanto per accelerare la carriera di mio figlio, ma perché dovrei far spezzare il corso del destino? Io corso Vittorio Emanuele, ma chi ve la vuole spezzare, signora, corso del destino? E vi, state zitta e fammi parlare. Signore della grazia, il corso del destino sta nelle mani di Dio, e noi non voglio conoscere. Ma stiamo sotto il cielo e tutto può succedere. Per esempio, noi donimmo a zio Gesualdo che la settimana scorsa ci ha scritto che stava poco bene. Vida, lascia stare, non ti preoccupare, zio Gesualdo sta bene, sta benissimo. Ah, oh, ecco, saluto i fiori che ci esistono. Ecco, resistenza! E che volete? Che io da un momento all'altro posso pure schiattare. E perché non potete tutto sangue prima voi o marito vuoi se io vi mando un bello omaggio floreale? Oh, signore! Ma voilà, signore e signori, ma veramente facciamo. E mi dispiace per una cosa sola. Questa povera piccirella, io che tengo una colpa. E figlia a voi, arrivederci. Ma signore! Attaccano solo io. Dimmi, sto in casa mia e non posso rispondere. Ma è tutta colpa mia. No, 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 è colpa di tua madre che se mi sa fotuette che la signora Dalcinghia se capisce perché non vuole mai essere la mia metà, fa sempre tre quarti a essere un quarto a me. E perché tu non sai che la femmina che hai faccia a me. Donna Elvi, io tengo un nipote largo che ha un bel posto nella nettezza urbana. Ve lo vorrei far conoscere, è un bravissimo giovane. Da cosa può nascere cosa? E non si può mai sapere il destino. Hai capito? Ho destino ai miei figli, e l'uomo non so! Ah, così hai dato delle ragazze? Sic! Come? Sic, Gennà, sic! Che tu non sai parlare italiano, parlo latino e parole crociate! Papà, lascia stare! Alla fine la signora D'Arcisa ha ragione, che ha sbagliato sono io. Papà, la felicità per i poveri è come l'azzurro per i ciechi. Sta lassù. È vero che nessuno lo può toccare, ma i poveri, papà, i ciechi, non lo possono nemmeno vedere. Questa è presa proprio dalla mia natura poetica. Ma che stai dicendo? Niente, niente, vista, Marina, tengo certi pensieri, ma capo. Ma posso mai mettere a pensare, signora D'Arcisa? Ma allora tu sangue nelle vene non ce n'hai. C'ho una pena nel cuore. Io stamattina non ve lo volevo dire, è perché volevo prima far mangiare, ma ora non ce la faccio. Io ho ricevuto una telefonata stamattina da Trieste. Stamattina? E a che ora? Alle 7, quando dormi notte. E vi fate forza e coraggio. Ma che state, Gennà? Pensa che noi su questa terra siamo i passaggi e che prima o poi dobbiamo dar conto alla volontà di Dio. Del resto abbiamo perso tre genitori e non siamo impazziti. Va bene. Gennà, ci può essere una morte subito? Elvi! Gennà! Elvi! Gennà! È morto Dio Gesualdo! È morto Dio Gesualdo! È morto Gesualdo! Non farti prendere da questa reazione isterica! Quando un uomo si deve piangere! Luzza! Finalmente è morto, ti sì, finalmente! Ha finito di soffrire quel poveretto con tutte quelle piaghe! Sì, vabbè, Gennà! Ma sempre mio zio era! E vedo sei sconvolto! E Gesù adora ti ami! Vabbè, ma quando mai mi fatti differenza tra quella che è tua e quello del mio? Oh. Ci voleva tanto bene! Teneva una mano, teneva! Ah, era monco! No, non eri ciongo, no! No, no, ciongo, mamma, monco teneva una mano sola! Ah, signore, teneva tutte e due! Ci trombavano un po' come teneva tutte e due! Teneva trombolicce, teneva! Mi ha cresciuto! Sì! Mi ha fatto da padre! Sì!
Sì, Gesualdo, un vecchio leone. Sì. Dai capelli bianchi. Sì. Era ricco, un magnate. Oh, mamma mia, sta facendo certi magnate a tavola, sì. Mamma mia, ma che simpaticone che era, ma che bell'uomo. Ci voleva tanto bene, ci ha lasciato. In questa valle di lacrime. Sì, sì, ci ha lasciato in questa valle di lacrime. Ma ci voleva tanto bene, ci ha lasciato. L'amaro cordoglio. Ci ha lasciato l'amaro cordoglio. Ma ci voleva tanto bene, ci ha lasciato. Niente! Nient'altro che l'inconsolabile amarezza. C'è no. Ma tu loro t'avessi scemonita. E ci deve dire, no, ma secondo te se ci quando morivo testamento, ma i soldi sotto cucina. Vabbè, comunque adesso bisogna poi vedere subito, dobbiamo provvedere, dobbiamo subito telefonare a Trieste e farsi presente. Vabbè, allora mo chiamo a Trenta. A Trieste! Qual è o prefisso? Vabbè, mo faccio i 12. Mamma, non è meglio che ci mandate una lettera. Sì, arrivo quando faccio una esumazione. Papà, io non te lo volevo dire. Che è successo? Ma stamattina alle 9 ci hanno staccato il telefono. Puh, stanno sempre nei momenti meno opportuni. E ci può dire la signora delle grazie se ci fa fare una telefonata? Ah no, io se la signora D'Agisa viene a sapere che teniamo il telefono staccato, mi butto a barra. Ecco la parola ispirata, e scena poi ci fa telefonare. Sì, 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 è doveroso, ma vado a mettere scarpe. Vada, vada, Gennaro, zio Gesualdo, andava a parlare sempre. Zio Gesualdo è morto, non parli più. Dove? Prego, accomodatevi. Papà e mamma vengono. Siamo venuti per la sua partita a carte. Mi va, aspettiamoci qua. Ma non credo che papà e mamma te ne hanno. No, no, a noi ci serve solo papà. Bravo. Non siete, lasci lo pazzo. Come volete voi. E permesso? Mugliere, ma. Prego, signora, accomodatevi. Lo sapevo. Lo sapevo che dovevo avere quest'ora qua. Ma non lo sai che a quest'ora devi fare la cura? Io mo sono arrivato. Mamma signora, stiamo aspettando la giornata. Ah. Permesso, Nunzia! Vieni, vieni, Ginevra! Scusate. Quindi fissate questa cura non funziona. Tu sei tu che non funziona. Facciamo tutta la cura e vediamo se funziona o non funziona. Non funziona, donna Fulina, lasciatemi pregare la cura, non funziona. Ah, e voi che ne sapete? E io lo so, l'ho sempre detto. Perché la siete mandata a coricare con Pasquale? Io, ma vai qua con Pasquale. Io vado capito, capito. E allora state zitte e facetemi piacere. Io sono la moglie, e so io se funziona o non funziona. Io una partita a scopo sono venuto a fare, fino a me. Ah, ma forse non ci siamo spiegati. La partita te la fa prima con me, almeno una. Prima il dovere coniugale e poi il piacere. A calo tua casone. Fino a me, occasione. Ma lasciate i guaglioni. E va bene, va, lo pongo alla tre. Mamma mia bella, ti devo fare questo lavativo! Nico, uno al giorno! E ciò credo! Ma non ha capito, il dottore ha detto che è un caso grave. Cugina, non so che caso. Grazie. Scusa, ma allora, se questo zio Gesualdo non teneva altri parenti, allora è chiaro che lascerà tutto a voi. Ma io a questo zio Gesualdo non lo conosco proprio, non so nemmeno se teneva qualche cosa. Sicuramente. Ma anche se fosse così tua mamma non cambierebbe idea. No, è qui che ti sbagli, perché io sono convinta che se le vostre condizioni economiche cambiano, ti faccio vedere come cambia atteggiamento anche di mia mamma. Ecco fatti. Vieni, andiamo di là. Noi andiamo un momento da Ginevra. E mo scendo pure io, poi roppa, venga e ti venga a pia. Uè, Gennaro, che sono i soldi scopatori di giornata. La signora Filomena! Pasca! Dico io oggi! Ma che è successo qualche cosa? Qualche notizia penale? No, feriale, ma dolorosa assai! Ma perché è morto qualcuno? Sì, Dio Gesualdo, uno zio caro che viveva a Trieste e Trenta. Sì, un uomo d'affare, teneva due case, una triste, una trenta, andava e veniva, veniva e andava. Come mi dispiace, Gennaro. Non ti parlavo, non ti parlavo, Pasca.
sto mandando su mia moglie a telefonare perché tutta a capo. Ma il telefono non funziona, non c'è sta linea. Ce l'hanno tagliato, ma squadra. E non è il primo d'accompagno? No, no, rimanete con Gennaro. E lui che ha bisogno di conforto. Sì, va, sì. Ma torna presto, sì. Mi raccomando. Sì. Mi raccomando. Sì. Sì. Don Gennaro, ma quando andate tenere? 89 Filomena! Gennaro, ma io me la penso, ma questo zio così particolare, così caro, tu non me ne parli! Ah, la testa! Non potevo andare niente, ma se la capo che se ne sono in giro, con me non parlo un cina a casa! Prego, accomodatevi, è la signora Narcisa. Don Gennaro, condoliamo. Mi dispiace che questo fatto sia successo proprio dopo che c'è stata quella discussione. Grazie, signora. Ma voi come l'avete saputo? Me l'ha detto vostra moglie. Passando, stava tutta rossa, eccitata. Lo so che lei sta zitta. Ci stava venendo un colpo apoplettico. Qualsiasi cosa vi serve, non fate complimenti, sono a disposizione. Grazie, signora. Ma io non voglio dire. Io voglio dire da poterti aggiungere. Ma chi mi vuole? Chi va a votare? Ma si sta facendo rosso rosso? Bianco, bianco! Rosso, bianco! Don Gennaro, venite un poco dentro da me, vi faccio mettere con le mani sotto all'acqua calda. Ma perché? Voi tenete l'acqua miracolosa, ma arrivi direttamente da Lordesse. E non vi preoccupate, venite pure l'acqua. Ui, sento un tic-tac muscio. Ma per dimmi tempo ci vuole essere cognac. Ah, lo so io che ci vuole, una bella stringa. Ma Moretti! Che state, papà, che state? No, sto bene, non ti preoccupare. E visto che va bene, solo con te non funziona. Ma veramente io e donna Elvira che non ho visto bene. Signora, ma queste con le donne non funzionano. Ah, fino a me, ma ti pare un momento. Mamma, io non sento, andiamo un pochino dentro da noi, così stiamo un po' insieme. Sì, mi sembra una bella idea. Io lo so che quando c'è un lutto e non si riesce a piangere peggio. Ma io questo zio Gesualdo non lo conosco proprio. Anche tu! A proposito, io questo ti volevo chiedere, ma questo zio c'è... Vabbè, tu mi dovevi andare a chiedere. Ma cosa dite? Ah, bisogna chiamare un medico, adesso telefono io. No, ma moretti! No, sto bene. Sono solamente preoccupato per Elvira. Gennaro, poi facciamo una cosa, poi ce ne andiamo e veniamo più tardi. Bravo, avete indovinato il mio pensiero. Don Gennaro, fatemi coraggio. Vieni, inizietta, andiamo da me. No, Ginevra, voglio restare un altro poco con papà. Tu vai dentro, racconta tutta la piscuccia e poi vengo. Ok. Adesso facciamo così. Me ne vado dentro, vi vado a preparare un bel caffè forte. Grazie. Il caffè fa bene, è tonico del cuore, Non so, qualsiasi cosa chiamami, senza complimenti. Questi sono momenti che dobbiamo essere tutti fratelli e sorelle. Finalmente una pochi pace. Tu non stai sempre così a papà, non chiami, non ti preoccupare che le cose si aggiustano. Papà, ma come si aggiusta? Si aggiusta, non ti preoccupare, noi siamo gente di fede, mi sono rivolto a San Gennaro e tua madre la Madonna di Pompei. Meraviglia. Ma cara signora Narcisa, il grande momento è arrivato. Guarda, mangiamo in dall'occhio tutti e due. Prego, si accomodi. Buongiorno. Chi è? Cucù, mi riconosce? Ma non è Pompei! Sì, infatti, sono la dama di carità della Madonna di Pompei. Sono venuta per quei soldi, quella piccola offerta che voi mi prometteste. Sì, ma non capisco. Lo so che la mia visita mi fa tanto piacere. Mi sono detta, io me la devo trezziare, la faccia che fa Don Gennaro quando mi vede. Ah, ma che bella sorpresa! Ma non sia papà, non ti preoccupare. In una persa di perché si assenia, come date signore? Naturalmente vorrei sapere come ti ho trovato. È stato Pasqua. E chi è Pasqua? Il più fesso dei tre. Il più fesso dei tre sei stato proprio tu. Così cretino, così imbecille da gridare davanti a me. Sono il bieco, il famigerato Gennaro Cozzichella. Puta, l'imbecille più famigerato di Napoli. Io ho guardato sulla guida telefonica, ce n'erano sette, scarta questa, scarta quella, fino a quando non l'ho trovata a Ruz, che è la mia. E ora che cosa vuole fare? Mi vuole sparare? Così vado pure in galera. Eh no, caro Biegoro mio, in galera ci devi finire tu, Nico
e Pasquale. Oh, signore, con Nicola e Pasquale, chi si ci mette in tasca il sacerdote di macina? Signore, signore, io le giuro che i 100 milioni di riscatto sono ancora intatti. Intatti? Eh sì, noi siamo gente di vetro, abbiamo avuto una crisi di coscienza e non abbiamo toccato nulla. E devo credere che anche Nicola e Pasquale non hanno toccato nulla. Ah, sì, sì, questo glielo posso assicurare. Ma non diciamo fesserie. Signore, i miei amici non hanno proprio toccato, non li hanno proprio visti. Ah, non li avete ancora visti? Signore! Signore, signore, e mia moglie siamo due poveri cristi. Due poveri cristi? E buono Cristo è un addolorato, non sta mai specificato. Ah, io invece mi ricordo un mal di vento e un'asfiglia. Non gridi! Un delinquente che mi ha legato, imbavagliato, torturato. Un mostro che non mi ha violentata solo per pure e semplici impotenza. Occasionale, signore, puramente occasionale, e questo glielo posso assicurare. Un delinquente che vorrei graffiare, mordere, picchiare. Ma lo sai che non posso avere più rapporti con mio marito, che mi ha sempre adorata? Gesù, signore, lei disse che suo marito lo odiava, che teneva l'amante e voleva il divorzio. Ma che c'entra? Io lo dissi così, in quelle circostanze, per farmi lasciare libera. La mia vita è stata sempre un tormento, un calvario. Io sono nata pezzente e la miseria mi costrinse a sposare un uomo odioso, schifoso, ma danaroso. Ma non ha detto che suo marito lo adorò? Sì, mi adora, ma è avaro di un'avarizia impossibile. E poi è violento. Addirittura. E allora ho deciso, lo lascio e me ne scappo lontano con Armando. E chi è Armando? L'ultimo amante. L'ultimo? Ma qua è il problema, Siamo senza soldi perché, vede, mio marito mi priva di qualunque cosa, mi controlla tutto. E ma controllo così? No, quello controllo pure quante sigarette mi fumo. E allora lo denunci per maltrattamento? Non posso, non ci sono i motivi. Mi voleva fare in donna Filomena. Ah, veniamo a noi, la cosa è semplice. Accomodatevi. Sì. Voi mi date 100 milioni di riscatto, io me ne scappo lontano con Armando, mio marito non saprà mai niente e così tutto finisce felice e contento e non se ne parla più. No, devo capire, sì. Non c'è niente da capire, Don Gennaro Cozzichella, questo è un ricatto. O mi date i soldi e non dite niente, o io vi mando in galera, è chiaro. Ho fatto pure a zia Gesù. A me i soldi, a voi la libertà. Non si è sparato anche stavolta che non ci manca. Sì, signora Narcisa. E vengo qua dentro, stavo con mia figlia. E mi aspetti 10 minuti qua dentro. 10 minuti qua esco. Sì, non ti preoccupo, signore. Mamma mia. Ecco qua, Don Genna, pigliatevi il caffè, su. Grazie, signore, grazie. Ecco, bravo. Come vi sentite? Male, signora. Ancora? Ma io ho ragione che allora uno non può stare così. Don Genna, venite con me. Tu mi andate. Ma che paura, mi volevo far mettere a lei. No, indolente, ma me la apro con tre, ma la triste, voglio stare a me, sa voi. Però, almeno un cuscino. No, ma perché io? No, voglio stare qua, forse è meglio che cammini di circolazione del sangue. Ma non è tornata ancora. Oh, Madonna delle sette spade, neanche Nicola e Pasquale. Ma Nicola e Pasquale. Ah, sente le voci, forse sono loro. Ah, sì, non saranno loro, aspetta. Sì. Ho pure donne qui. Permesso. Oh, guardate chi c'è. Mamma, chi su? I signori fanno parte dell'antiquariato, ma Pascarelli. Li ho fatti venire qua per fare la valutazione dei mobili perché voglio tagliare, capito? I nostri mobili, che sono Luigi XIV. Adesso dovete avere pazienza, sapete com'è? Don Gennaro è stato colpito da un grave lutto. Un lutto? Spero che comprenderete la situazione. Sì, io la situazione la comprendo, ma il fatto è che una volta proprio ne prendo lieto. E un'altra volta ne vendo triste. Ma adesso perdete solo tempo. Il tempo? Quello perde proprio il posto. Io? Voi fate sottoposto e non vi incaricate. Casomai il posto lo perdiamo tutti. Certo. Caro Don Gennaro, se devi sapere che anche io, come lei, ho due figli da sposare. Due femminucce. Perché voi avete due femminucce? Noi tengo una femminuccia. Ah, sì? Questo mi fa piacere. Complimenti. Sottoposto? Fate per voi i complimenti. Complimenti? Scusate, perché vi complimentate? Perché te non ha figlia sola? No, perché vuol dire che l'ultima volta tu un maschietto. Ma quello maschietto? Ma mi scusi, ma sua moglie non era... Ah, mia moglie, ma io no. E che doveva essere gravido me? Gravido? Ma io parlo del lieto evento. Ma come vuole parlare di un lieto evento se sono stato colpito da un grave lutto? Ah, ho capito. Mi scusi. Gli è morto il bambino. Chiaro. Signor Cozzichella, noi ci rendiamo conto del momento molto triste. Mentre un essere così caro agli albori della vita
quali albori della vita? Scusate, si chiede tenevo quasi 90 anni. Il bambino. Ma quale bambino? La bambina? Ma insomma, che cos'era? Io mi ricordo benissimo che sua moglie era incinta. E abbiamo sentito pure la mente del parto. Ah, ma forse c'è stato un equivoco. Aspettate, guardate bene. Questa è mia madre. Ah, ma siete la figlia con una Fifina. Ma chiamata qualcuno, io mi avete paura. No, 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 ma quale Fifina? Questa è mia moglie Elvira, ci sarà una somiglianza, ecco. Don Gennaro, ci vuole spiegare un poco di che pasticcio si tratta? Ma lei è un uomo di mondo, cerca di capire. Sì, ma queste sono cose dell'altro mondo. La donna che stava nella casetta di campagna non era la mia legittima moglie. Ma allora papà tiene un amante? E la moglie se lo. E pure gli amici. Poi schifezze attualità, ufficiale. Ma non c'è niente, mi sa che dobbiamo parlare a quattro occhi. Se andate in no, no, in quella stanza e se lo io penso che voi volete andare a casa. Sì. Sì, si può andare a spiegare delle cose, non vi preoccupate. Yeah. E a me occorre pace. Riposo, tranquillità, a me! Gennaro! Ma davano in un modo e posto bene! Gennaro! Gennaro, e chi se lo poteva immaginare la notizia che io ti devo dare? Chi se lo poteva immaginare la notizia che io devo dare a te? Ah, che ci sono i signori, non fa niente! Gennaro, Dio Gesù! Dite, non parlare della morte degli stretti di Dio Gesù di quel povero uomo, hai capito? No, no, non lo posso sentire, non lo voglio sentire! No, Gennaro, ma tu non sai che Dio Gesù Sì, Dio Gesù è morto povero, quello giocava in libertino, si è mangiato tutto cose. Sì, ora si è sotterrato dal cuore del municipio, perché si era mangiato tutto cose. Ma tutti sanno che i mendicanti accumulano i milioni, ma lui è una fortuna. Ma lui è un mendicante povero. No, Gennaro, tu non sai. Dio Gesualdo è morto ricco e ci ha lasciato 100 milioni! 100 milioni! Ha detto! Lucia, sei contenta? Finalmente pure per noi si sono aperte le porte della fortuna! E mo vedi da questa porta che fortuna che ci è! Signora! Buongiorno! E che è la figlia di Gesualdo? No, è la figlia di Gesù, la dama di carità dice che è fuori soldi. Oddio! La notte porta consigli, secondo me non avevo mai fatto una nottata senza dormire. A me mi è venuto solo sconforto, nervosismo e non male che capo che non finisce mai. La signora viene alle 9. Dice di avere un po' di pazienza, perché noi abbiamo depositato 5 milioni per ogni agenzia di banca. Sono 20 agenzie, ci hanno fatto Napoli tutta in coppa. Io non ce l'ho già fatto. Devo ancora andare all'agenzia dei Monti di Pascoli di Siena. E non ti scrude il capo, li portano coppa alla montagna. Ma quali capo? A me viva, ci mi ammesso, ma dimmi i soldi che abbiamo infilato in questa borsa. Buongiorno papà, buongiorno mamma. Ah, tu già sei pronta per uscire? Sì, devo andare in gita con Ginevra. Poi al ritorno passiamo per i mercatini. Perciò se voi mi date... Vai pure a papà, va. No, sì, il permesso. Però dico, se mi date qualcosa di soldi, io vi levo qualche sfizio. Ah, vorresti qualche cosa di soldi? Ormai siamo anche noi sporchi capitalisti, no? Beh, più sporchi che capitalisti, alla fine poi 100 milioni. Ma l'austerità è passata. Mira, è una bella milione da sta vincere, no? Papà, 1.000 lire, ma perché la pensione non l'avete riscossa ancora? Tanto qua arrivano i soldi di zio Gesualdo, no? Aspettiamo prima che arrivi, no? Sennò chi si piglia l'altro che non abbiamo aspettato, capito? Vabbè papà, se siete accorto non fa niente. Tanto ho già detto a Ginevra se mi presta lei qualche cosa. E la madre lo sa? Sì, ma giusto così, al massimo 100.000 lire. Guardate in giro, guardate in giro. Oh, ma pare avere l'anima di zio Gesualdo. Io ho paura di svegliarmi e vedere che è tutto un sogno. Su, mamma, non piange. Quello zio Gesualdo sta nelle schiere degli angeli. E là deve stare un benedetto anima, là. Vabbè, io ho fatto tardi. Devo andare. Papà. Grazie, papà. Grazie, mamma. Grazie, zio Gesualdo.
E così abbiamo fatto un altro debito di 100.000 lire alla signora Adalgisa. Che è una punizione che ho tradito i miei compagni Nicola e Pasquò. San Gennaro vede tutto, San Gennaro è vigile! E ti mette una multa di 100.000 lire! Viva, ci manca presto, la macina sistemata che a me ha pigliato con i soldi, ha pigliato. E quando è mattina i soldi in campo? Dopo, prima che scendi, li sistemiamo qua dentro, no? Fatti a preparare. Permesso! È permesso! Vieni, Gioacchino, vieni, hanno lasciato la porta aperta. Non mi chiamo Gioacchino, mi chiamo Gigino. Ma perché Gioacchino non ti piace? Gioacchino è bello. Ma che c'entra? E mi chiamo Gigino e voglio essere chiamato Gigino. Vabbè, fa una cosa. Pista la valigia, poi sono coppa anche la seggia, e poi te ne puoi andare. Ecco fatto, allora me ne vado. Vai Gioacchino, vai! Gigino, mi chiamo Gigino, poi mi dovete dare le 1.000 lire, così come avevamo pattuito. Ah, è giusto, è giusto, è giusto. È una parola, il Parkinson. Dammi la prima a me e poi da Ais. Ais chi? A Robinson! Ma qua Robinson, Parkinson, che è una malattia. Tiè, ecco fatto. Grazie, arrivederci. A te buon. Nessuno, di la verità. E quel Gennaro e Elvira saranno scesi e hanno lasciato la porta aperta. Scusate, ma voi siete un parente? Sì, sono un parente di Gennaro. Lo zio, zio Gesualdo. Zio Gesualdo, non ci posso credere! E come no? Guardate, guardate. E state bene! No, chi le... è Parkinson, guarda. Guardate. Gesualdo Cozzichella, che piacere! Piacere mio! No, di chissà che piacere avrà Don Gennaro! Oh, e che bella mano! E voi chi siete? È la vicina di casa, Adalgisa delle Grazie. Delle Grazie? Quanta grazia! E dammi questa da mano, quanto sono bella sti mano, mamma mia! Ma cosa fate? Ma non vi tremavano le mani? Ma solo quando prendi il portafoglio. Come vi dicevo prima, Gennaro e Elvira saranno scesi e hanno lasciato la porta aperta. Non si lascia la porta aperta in questi tempi, con tutti i manioli che stanno in giro. Io glielo dico sempre. Non ci posso credere, zio Gesualdo è vivo! Come sarebbe a dire? No, dico, sai come sarà contento, Nunzietta, quando viene a sapere che zio Gesualdo si è fatto vivo? Nunzietta, che la manca mi conosce? Ma cosa dite? Quella parla sempre di voi, tutti i giorni. Ah, tutti i giorni? Sì, e specialmente poi da quando si è fidanzata. Guardate, proprio ieri ha detto, prima di decidere per la casa, io devo parlare con zio Gesualdo, perché lo so che zio Gesualdo ci tiene a me e io ci tengo a lui. Ma vuoi dire che fosse venuto in un momento sbagliato? No, ma cosa dite? Dovete sapere che Nunzietta si è fidanzata con mio figlio Pippo. Pippo? Si chiama Pippo. Ah, no Gioacchino? No, Pippo. E Pippo tra un mese si laurea. Ma andiamo un poco dentro da me, su, ci prendiamo una tazzina di caffè, chiacchieriamo un poco. Non vorrei dare fastidio. Ma quando mai? Venite. Scusate, fatemi un favore. Potete prendere quella valigia coppa che la sento? Hanno lasciato la porta aperta in questi tempi. Quella è una valigia di valore. Si vede che è una valigia di valore. Voi abitate qua a fianco? Sì, proprio qui sul pianerottolo. E siete sposata? No, sono vedova. Ma su, andiamo dentro da me, così facciamo un poco di conoscenza. E facciamo questa conoscenza. Ma che bella vicina che te ne mio nipote. Come vorrei portare Peppino alle giostre. No, mio figlio si chiama Pippo. Ma quello che dici? Si chiama Peppino, no? Andiamo, su, venite dietro a me. Vengo, vengo. E via. La pigli i soldi per te rimanere in data. Sì. Sai Gennaro, ho torto, lo so, mea colpa, ma tu fammi vincere qualche cosa a Toto Cozzi, e io ti giuro che ce levo tutti i riempi da Nicola e Pasquale. E ci rompo pure qualcosa a forma.
non ti preoccupa. I preziosi scrigni della famiglia Cozzichella. Genna, tu dici che mettono nei ripostigli tra i ricordi del nonno. Sai che tu tra i ricordi del nonno, metti sti cimenti. Andiamo, fammi se mettimi questi soldi e canti. Ma come si fa a dici l'annunzietto che zio Gesualdo ha avuto quella cosa là? Come dici tu? Catalessi. Cata, pozzanacci, rimetti l'ordine a cantina, è la morte apparente. Beh, quella è la morte di un parente. Io, un rumore che muore invece è vita. E la porta. Questa sarà la signora, vada ad aprire. Cata, insomma una calaca per un muro. Venga, signor, lei è un po' in anticipo, è vita. Signora, volete un poco di caffè? Mi volete dare il caffè in domasetto, signora? No, gli ci volevo mettere due piantine di rose e lo faccio più tardi. Io stavo aspettando nel bar di fronte, poi ho visto passare Nicola. Allora ho detto entro nel palazzo e mi sono buttata nell'ascensore. E Nicola l'ha vista? No, non penso. Signora, qua ci sono i suoi soldi, eh? Mancano solo gli ultimi 5 milioni che mia moglie deve andare a prelevare. E speriamo che non mi fanno uno scippo. Signora, come sarebbe a dire, non facciamo messerie. Non ci sarà nessuno scippo. Mamma mia, cavarizia, ti ho pure un chiarino, mamma mia. Io sono un ladro onesto, nonostante le contraddizioni, sono un uomo onesto. Vada, mi aspetti in quella camera. Se dovesse venire Nicola? Io non penso che mi abbia visto, in ogni caso inventi lei qualche cosa. Magari gli dico che lei è venuta per vedere lui. Sa, credo che il poverino si sia innamorato di lei. Lo penso anch'io, mi ha telefonato persino a casa. E poi c'è stato quel bacio. Me lo ha detto. Ditemi la verità. Voi mi considerate un po' sgualdrina? Mio marito non ha competenze in materia. E allora vi aiuto, sono nata a mezzanotte meno un minuto del 22 di agosto, giusto per non nascere vergine. E ora vado, signora. Padre, che Armando lo sa che sto qui sopra, mi aspetta. Addirittura lei crede che io potrei ucciderlo? Io ho sempre avuto paura dei grandi fessi. Ma carino. Signore, io le giuro sulla memoria di mio padre che lei da me non ha determinato nessun inganno. Lei giura sulla memoria di suo padre? Sì, ma sappi che se lei è un ladrone io sono una sgualdrina santa. È per questo che non andate in galera tutti e due. Genna, io mo scendo e tu resti solo con questa. Perciò fa presto, altrimenti la signora mi insegna le cose cattive. Hanno bussato. È posto di collo. Pensi il lattaio. Genna, aiutami, ho bisogno di te con un filo diretto via satellite. Cioè. Ma che volete? Ma aspettate, dove andate? Ma che è stato? È un rappresentante di non so che cosa, che te ne ha fatto capire. Di mobili, signore, rappresentante di mobili di arredamento. Permettete, tutta passa l'acqua. Piacere, famiglia passa guai. Non ti preoccupare, via, un calcio. Me la vedo io col signore. Attenzione, fossimo mariuolo. Come? No, ho detto, sono usciti i pupparuoli e li voglio andare a comprare. Mi lascia la porta aperta, casomai erano stili con la gente. Avanti, dite, passa là, mi dia fastidio, presto e se ne vado. Mi lasci prendere un poco fiato, sapete, le scale. Dunque, noi abbiamo saputo che lei ha cambiato posizione a casa di una certa eredità. Sì, è vero, ho cambiato posizione. Prima stavo seduto su una poltrona, ma sono assettato con il culo per terra. Apprezzo il suo spirito. Però se lei mi lascia girare un po' per casa, così per guardare la mia. Amica mia, se ne è venuto qua solo per rompere la scatola a qualcuno, se ne cerchi qualcuno con una miccia più lunga, se ne va. Ma sì, signore, aspetti, io l'ho mentito. Non si preoccupi, non abbia paura. Io sono il commendatore Aristide Fischietti. Accomodiamoci un momentino. Prego. Il mio nome le sarà noto a causa di una dolorosa faccenda. Un mese fa mia moglie è stata sequestrata da alcuni manigoldi che hanno preteso un cospicuo riscatto per rilasciarla. Il mese scorso? Il mese scorso sono stato tutto il mese a letto con una strana malattia, detto fuoco di Sant'Antonio, puntura e prurito per tutti i colpi. Non poteva leggere nemmeno il giornale. Lo so, mi sono informato. Lei è un galantuomo. Io tutti i posti, io. Ma ardite, la pazzia di questi manigoldi non ha limite. Non solo mi hanno salassato di tanti soldi, uno di loro ha osato chiamare a casa mia
Si chiama Nicola. Che delinquente! Lei è un galantuomo. Questo Nicola voleva addirittura parlare con mia moglie dopo che l'aveva violentata. Ma perché vostra moglie è stata violentata? Indubbiamente. Ed è per questo che mi sono detto, andiamola a guardare in faccia questo gorilla, questo bellissimo maschione. E così ho preso un appuntamento amoroso con Nicola. Con Nicola? Lei ha preso un appuntamento amoroso con Nicola? E certo. Si figuri, un uomo come me che a telefono si mette a dire pronto? Sì, sono Liliana Fischietti. Mi dica, carino. Sempre per avere l'appuntamento amoroso. Certo. È il cornuto dall'altra parte. Ah, quel bacio sulla bocca non lo potrò più dimenticare. Mamma mia, che fuoco. E così ho preso un appuntamento in un posto preciso di Piazza Municipio e ci sono andato. Vestito da dove? Vestito da killer, con tanto di rivolte alla intasca. E gli doveva sparare. E invece no. Come un ragno che teste la sua sottile rete, l'ho osservato di nascosto. E al momento opportuno l'ho pedinato. Vuoi sapere dove andava il grande mascalzone? E dove? Qua, in questo palazzo, in casa sua. In casa mia? Sì, non abbia paura. Lei è un galantuomo. No, dico, non è che si è messo in testa di sequestrare mia moglie. Aspetti che la storia non è ancora finita. Mentre ero qua sotto ad aspettare, chi vedo arrivare? La puttana. Chi? Mia moglie. Caro signore, lei deve capire che io la chiamo così perché io ne sono innamorato pazzo. Io la adoro. Ah, ho capito, è un mezzeggiatino. Deve venire una cosa, devo avere un incidente in auto se non amo quella donna. Come la vedo venire? La macchina? No, dico, come la vedo venire? Un dramma! Cospetta, tutta vestita di nero e con una veletta sul viso. E poi, vabbè, forse era andata a messa, era un rito funebre. Ma perché? In questo palazzo ci sta una chiesa? No. Caro signore, sono un uomo moderno e aperto, ma non ci sono dubbi. Ma si tratta di un convegno amoroso. E ora mi trovo a fare solo una cortesia. Io una cortesia? Dovrà chiamare la polizia quando li avrò ammazzati tutti e due in casa sua. Oddio! È venuta qui, l'ho pedinata. E quanto è vero che la do, io l'ammazzo! Amica mia! E basta, la deve smettere di fare il pazzo. Lasci questa casa donata, perché qua sopra non è venuto e non verrà nessuno. Ha capito? Nessuno! Mi guardi in faccia. In questa casa, dichi in questa casa, non è venuto nessuno. Il lattaio. E allora mi consenta di fare ciò che volevo fare poco fa, quando fingevo di essere arredatore. Mi lasci girare la mano. Lei vuole girare? Certamente. Va bene, prego. Lei è un galantuomo? Prego. Accidenti. Va. Vieni, Ginevra. Per il momento passiamo tutto qui. Quante belle cose che abbiamo comprato. Senti, facciamo una cosa, andiamo di là, così andiamo a ascoltare un po' di musica. Baglioni, Francesco, De Gregori. Ah, voi state qua? Sì, sì, siamo tornate, stanche ma soddisfatte e contente. E l'avete speso tutta la 100.000 lire? Certo, mamma, con i soldi di Zio Gesualdo abbiamo preso pure qualcosa a debito. Però ho pensato pure alla buon'anime. Guarda. Ho preso dei fiori da mettere davanti alla sua fotografia. Guardate quanto sono belli. Sì, sì, sono bellissime. Ma fa una cosa, portaceli direttamente a lui. A Zio Gesualdo? Mamma, ma che fa? Gli porta i fiori fino a Trieste? Non c'è bisogno, quello è venuto direttamente qua. Hanno portato la salma di Zio Gesualdo qua? No, ci è venuto da sola. Signora piena di grazie, ma che avete fatto? Zio Gesualdo! Non senta, saluta lo zio. Ah, la figlia di Gennaro. Sì, sì. La fidanzata di mio figlio Pippo. Ah, che bella piccerella, mamma. Aspetta, sì, aspetta. Faccio un bello regalo pure a te, eh. Aspetta. Già qualche zona, mannaggia. Sì. Grazie. E questo è tutto. Ne abbiamo speso tutti quei soldi. Ciao, scusate. Lui è Nicola, è un amico di Gennaro. Lui è Zio Gesualdo. Chi li è Tristo? Chi li è Tristo è 30, ha fatto la sorpresa. Non No. Ma capite? Avete lasciato solo a me a Peppino. Ma chi è Peppino? Io penso che ci capiti chi è suo Peppino. Voi siete amici? Gennaro. Sì, siamo amici da tanti anni. Veramente. E come sta? Come sta? Sta bene, ha solo un po' di migragno. Migragno? Migraña nera che non riesce a pagare 100.000 lire per pagare le cambiali. Ma per pagare le cambiali ci sta sempre tempo. Ma come va? Come va? Come va? Va bene. No, voglio dire, che fa? A Ettore lo porta alle giostre. E chi è tu? Lui da ragazzo così lo chiamava. Ettore era un pezzeggiativo, capisci a me? Ma forse agitato. Io lo chiamavo Peppino e lui è Ettore. E perché Ettore? Perché prote. Ah, mo' ci capiti, il protettore! Signor
Sorella, grazie. Ci vogliamo andare a prendere quel caffè? Sì, sì, andiamo, andiamo, ragazzi, venite pure voi. Perché anche Gesù Aldo ci provo ancora un cupiere, perché... Scusate, è proprio bello fatto di Ettore. Bello? Assai, il suo chiamava Ettore perché era pronto, ma lui più chiamato Peppi. Perché? Perché è Gagliardo! Peppino Gaglia! Signora della grazia! E che se dei nostri amici, ehi! Gennaro! Ehi! Guardi, mi hanno chiamato! Ma dove? Ah, se tu pensavo che era Nicola San Gennaro, ora si vede la tua novità! Stai facendo una poesia? E vista, ma se dire, non discutere perché... E adesso devi essere pronto e deciso come un soldato. Hai preso tutti i soldi? Signor sì. Portalo là dentro alla signora. Dici che se lo fai sta presto, ma intrattengo il marito qua. Oh marito! A Roma! Ora rappresentante del fischietto. E mi, questo è il momento che noi abbiamo la testa sotto la ghigliottina. Hai capito bene? No. E non da retta, agisci senza capire, no? Oddio! Che è stato? Cenna! Venga l'antumo! Non ho trovato nessuno, però se ora mi permette. Però io ci ho ripensato, certe cose si capiscono. Se lei mi lascia girare così per casa vuol dire che giro come un cretino, senza trovare nessuno. Ma gliel'ho detto, io in questa faccenda non c'entro niente. Il mese scorso sono stato con il fuoco di Sant'Adò. Io stavo vicino a lui col ventaglio e sciasciavo sul fuoco. L'Alpes Zoster! No, non so, sono destra, che sono la moglie di Gennaro. E tra mia moglie l'ho visto andare proprio qua, in questo palazzo. Forse sarà andato a un altro piano. Ma tu hai visto entrare qua dentro una signora vestita di nero con la veretta sul viso? Signor sì. Come signor sì? È andata all'ultimo piano. No, dicevo, tu hai visto salire qua sopra una signora vestita di nero con la veretta sul viso? La vedova del cavaliere Battivelli. La vedova del cavaliere Battivelli. Signor, la prego, lei mi deve aiutare. Io a mia moglie a questo Nicola li devo trovare. Nicola questa mattina restituirà a mia moglie tutti i soldi che ho versato per il riscatto. E dopodiché mia moglie se ne andrà via con il suo amante, un certo Armando. Mi stia a sentire, lei è un galantuomo ed anche lei. No, io sono una galante donna. Questo è un biglietto che io ho trovato nella borsa di mia moglie. Armando, amore mio, domani finalmente potremo scappare perché il grande Piecoro mi darà il denaro. Il grande Piecoro? Non è finito. Naturalmente dopo aver avuto il denaro mi vendicherò e denunzierò il grande Piecoro alla polizia. Aspiderò. È un galantuomo. A mia moglie serve che il rapitore non si conosca prima di aver avuto i soldi, altrimenti i soldi li vede con il cannocchiale. Ma poi, quando sarà lontana con il malloppo e con Armando, la mia gentile signora se ne fregherà altamente. E questo è chiaro. Ora, questo Nicola è così minchione che per amore della mia gentile signora sarà capace di restituire fino all'ultimo centesimo. E poi mia moglie se ne andrà via con l'amante, denuncerà l'imbecille. E tutto quanto verrà a galla, è chiaro. Roba da mettere a muro e farlo colpire da un protone specializzato di tiro allo spunto. Appunto! Perciò, signora, lei mi deve aiutare. Io devo assolutamente impedire che quel denaro sia restituito. Altrimenti mia moglie se ne andrà via. E io preferisco perdere i soldi piuttosto che mia moglie. Un attimo, commentatore, ha detto io devo impedire. Sì, lo devo impedire. Perciò se lei lo conosce, glielo dica. Glielo faccia capire, glielo spieghi al grande Piecoro. I soldi sono i suoi. No, come hai detto, un attimo solo, a volte nella vita un uomo può scambiare l'upernacchia per uno squillo di tromba, ma come ne assicuri che lei, dopo che avrà impedito a sua moglie di fuggire con Armando, non vada a denunziarlo? Io? Gennaro Cozziella, gettiamo la maschera. Io so benissimo chi fu il rapitore di mia moglie. Ah, lo so? Sì, signore. Gennaro, Pasquale e Nicola. 1, 2 e 3. È il capolista, lo tengo davanti agli occhi. E chi è? Lei in carne ed ossa! Ma roba, è un commentatore, ha ragione, ha fatto terna. Aspetta che adesso farà addirittura tombolo. Chiamo la sua gentile signora. Hanno bussato! Non ha bussato nessuno! Ma che sta succedendo? Non lo so, Signora! Ma che succede? Aristide, puttana, corno! No, sono pezzeggiative! Ma che è stato? Eccolo lì, l'uomo di Piazza Municipio! Mamma mia, che fuoco! Signora Solfa in Fischietti, mi vuole spiegare che cosa faceva nascosta in quella stanza? Nessuna cosa contro la morale e l'onestà, lo giuro! Un fazzoletto, per favore, devo piangere! Prego!
Oddio! Questo è troppo! Scappa della pistola! Oh, mamma mia! Il commentatore! Si legga a mezzo! Ti asciughi le lacrime, disgraziato! Già! Ti asciughi le lacrime! Signora Liliana Solfo in dischetti, io l'ho chiamata affinché le dicesse davanti a suo marito che il sottoscritto Gennaro Cozzichella, preso da una grave crisi di coscienza, ha restituito fino all'ultimo soldo il riscatto. Il riscatto? Sì. I soldi? Sì. Il I soldi sono nella borsa della sua gentile signora. Dica, 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 faccia verificare a suo marito. Miserabile. Aveva giurato sulla buon'anima di suo padre. Eh sì, ma mio padre è ancora vivo. Come detto, qui è successo che debiti, assilli, preoccupazioni, anche la miseria si è civilizzata. La miseria di oggi è la cambialite acuta, è il progresso, lo si vede dalle malattie. La tubercolosi è passata di moda, ma esiste il diabete, l'infarto, malattia più rapida, più moderna, bottone automatico, zac, e si muore. Come da tu, signore, e lì. Non ci capite niente. Vado a costituirmi. Che cosa fa? Vado a costituirmi. Vado a pagare il mio debito. L'unica cosa che voglio è una cosa, è che sia pubblicato sui giornali che il sottoscritto Gennaro Cozzichella ha restituito fino all'ultimo soldo, sai, per lavarmi un po' la faccia davanti al mio figlio. Ma che cosa dici? Si fermi! Gennaro Cozzichella, io capisco la sua nobile crisi di coscienza, ma io sono un uomo generoso. Prenda questo denaro e si tolga dalla testa questa scemenza di volersi costituire. È invece giusto. Anzi, c'è un'altra persona che dovrebbe costituirsi. Nicola, quel disgraziato che mi ha violentato. Invece qui non si costituirà nessuno e nessuno sarà denunciato. Liliana, capiscimi bene, né Nicola, né Pasquale, né la signora e neppure il grande titolo di questo biglietto. Ah, l'hai preso tu. Hai osato mettere le mani nella mia borsetta. Liliana, sono tuo marito e metto le mani dove voglio. Questo è un diritto incontestabile. Gennaro Cozzichella, mia moglie la perdona. Io la prego e la scongiuro di prendersi questo maledetto denaro e di dimenticarsi del mio nome e della mia faccia. Ma io non posso accettare un riscatto regalato. E allora io lo do a sua moglie. Che e mi viene in mano la coppa che la borsa. Ma grandissimo imbecille, ma ti fanno schifo 100 milioni. Non menta tu. Ma guardiamoci in faccia, tanto qua siamo tutti quanti gentiluomini e nessuno può andare a denunciare un cavolo. Ma tu ti credi che saresti ancora libero con la tua ingenuità? Ma vuoi doversi i soldi in banca e non lo sai che le serie numeri vengono segnati. È vero, ai Monti dei Pascoli mi hanno detto che i soldi erano buoni. Tu sei la schifezza di tutti quanti i criminali. La verità è che i soldi che ho versato non sono più in quella borsa. Quelli con le serie segnate io li ho mandati in Svizzera. Io nella mia dichiarazione dei redditi ho denunciato di aver versato 3 miliardi per il riscatto. 3 miliardi? E li ho intestati tutti quanti a te, grandissima disgraziata. A me? 3 miliardi svizzera a me? Amore mio! E che fa il fisco? Li riconosce? E che cosa può fare il fisco a un povero uomo come me che ha dovuto fare addirittura debiti con gli amici per recuperare i soldi? Che fa? Chiedo la fattura. Perciò Gennaro Cozzichella, niente crisi di coscienza. Si goda in pace questi 100 milioni e non si asfotta. Altrimenti qua in galera ci andiamo a finire tutti quanti. E vabbè. E se le cose stanno così vuol dire che accetta. E così posso mandare lei e sua moglie dove meritano di andare. D'accordissimo, dimenticherò la sua faccia. Lei è un galantuomo. Ma lei è più galantuomo di me. Liliana, vieni. Madonna mia, amore mio. 3 miliardi di Angela, io ti richiamo al prossimo poi, passa e chiudo. Ma che stai facendo? Ci avrei nascondo questi cosi quando veniva a scuola e no, Elvi, no, anche loro hanno bisogno pure loro di qualcosa di soldi, hanno bisogno di un po' di serenità anche loro. Ah, hanno bussato? Paravica, a te che tu ho fornuto questi cosi. Ma io ti porta la tosta. Stacca. Voi correte niente perché Ginevra e Nugget stanno in pericolo. Oh, madonna mia! Voi la gente la dovete avvisare. Voi mi dovevate avvertire, me lo dovevate dire che chi era un pericolo pubblico, così non facevi tre sindaci a casa mia. Io mai che state parlando? E meno male che era moribondo, era malaticcio. Chi sta meglio e me mi fanno un furbo, te ne scende mani e metto tutto fatto. Io mai continuo a non capire. Oh, bella, che non te ne manca una linea. Voi speravate nell'eredità, sì? Chi l'è venuto a buscare qualcosa di soldi in sabbuglio? Gennà! Gennà! Vieni! Guardate chi c'è! Buongiorno!
Dio Gesualdo! Maronna che mi fa, maronna che mi fa, a casa con sta cara non veniva da mangiare. E sì che sta vita mia, non posso star a guardare, ma sento sotto i miei lavorare se non manca. Fra qualche tempo istante, casa può fa faccia mia, ora mai una fobia, mi devo vendicare, mi devo far pagare. Intendo tutto sta, ho deciso di guadagnare. Io non voglio delle scuse, voglio andare sul sicuro, puntare sul futuro, per non si anche per te. Pasquale, sto soltanto proprio a te. Come? Ci ha già pensato buono, e mi porto pure a te. Risolviamo l'esistenza, metti fine all'emergenza. Io non vado più alla Cina, che forme per la Cina, lo faccio anche per te. Nicola, sto soltanto proprio a te. Ci ha già pensato buona, e lo faccio pure a te. Risolviamo l'esistenza, metti fine all'emergenza. Io non vado più a Latina, mia forma è Cina, lo faccio anche per te. Lo faccio anche per te. Maronna gamba fa, 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 maronna gamba fa. Ade bis se sono state capaci di Grazie e buon Natale!